Bentornati a New Insurance, il nostro speciale sul mondo delle assicurazioni e il titolo lo vedete già in sovrimpressione: sopravvivenza, consolidamento e crescita nel mercato assicurativo italiano. L'attualità di questo periodo parla soprattutto di campagna vaccinale e di ripresa economica. L'augurio ovviamente generale è che la prima possa esprimersi nella maniera più efficace, nella maniera più veloce possibile, così come anche la ripresa economica. Velocità, ma anche insomma evidenza per quanto riguarda quello che vediamo con i nostri occhi e quello che sentiamo all'interno dell'attualità che ci viene raccontata e che, ripeto, vediamo appunto vis-à-vis. Insomma, ovvio che in questo modo, anche attraverso questi due aspetti, questi due temi, cerchiamo di intravedere la luce in fondo al tunnel. Sappiamo, e questo vale per ogni settore, che i fondamentali di mercato, in questo caso del settore assicurativo, potrebbero essere cambiati ben oltre di quanto previsto un anno fa e forse più di quanto si voglia. Ripeto, questo vale un po' per tutti i settori, ma sicuramente, siccome noi parliamo oggi del settore assicurativo, questa cosa è molto molto forte, incredibilmente forte. Nell'ultimo anno abbiamo assistito a una serie di cambiamenti che hanno impattato le vite dei singoli, delle famiglie, delle singole persone, ma anche delle società grandi e piccole. È cambiato di fatto il contesto in cui gli stessi individui e le stesse imprese, comprese quelle assicurative, ovviamente, si stanno muovendo. Questo allora è un po' la mia piccola introduzione alla chiacchierata che ci aspetta, è una chiacchierata che ci aspetta con ospiti importanti che vi presento, a partire da Luca Filippone, direttore generale Società Reale Mutua di Assicurazioni. Luca Filippone, grazie per essere qui con noi, buon pomeriggio. Buongiorno, grazie a voi. Ed è un piacere ospitare anche Massimo Grandis, amministratore delegato Mediolanum Assicurazioni. Dottor De Grandis, buongiorno. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. E diamo il benvenuto anche a Riccardo Ciccozzi, Director Market Development Europe AM Best. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. E c'è anche José Antonio Berenguer, Financial Analyst Analytics, sempre di AM Best. José Antonio, buon pomeriggio e grazie anche a lei per la disponibilità. Buon pomeriggio e grazie a voi. E allora, questa è la nostra squadra, insomma, con cui cercheremo di approfondire un tema, anzi diversi temi ovviamente che riguardano il mondo assicurativo. Cercheremo di arrivare al punto e ovviamente ad approfondire tutto quello che serve, cercando di partire dall'inizio. Io prima ho fatto una piccola intro, ma andiamo ad approfondire. Ad esempio, insomma, credo che la parola più pronunciata nella mia introduzione sia stata cambiamento. E allora, io parto da lei, dottor Filippone, direttore generale Società Reale Mutua di Assicurazioni. Partiamo con questo obiettivo. Individuiamo quali sono i principali cambiamenti che lei considera fondamentali nella loro influenza in qualche modo sull'attività assicurativa. Quindi sostanzialmente, insomma, spieghiamo le cose dall'inizio e allora a lei la parola, dottore. Grazie. Beh, diciamo come prima cosa che credo che il settore abbia dato comunque, malgrado un impatto così forte, un grande segnale di resilienza e di tenuta in rapporto a un impatto forte come quello che è stato la pandemia. Se guardo ad alcuni cambiamenti, elementi cruciali che vedo per il futuro, ne citerei quattro aree e due trend importanti. Allora, le quattro aree mi sembrano la prima, quella della percezione del rischio. È chiaro che un evento di questa portata, che ha toccato famiglie, aziende, qualsiasi tipo di attività in tutto il mondo, ha portato a una percezione del rischio, dell'importanza di assicurarsi, di coprirsi, di proteggersi dal rischio, che è un fattore che è cambiato in modo radicale. Faccio un esempio concreto: pensate al tema della salute, alla percezione del rischio e dell'importanza di potersi coprire anche a livello privato sulle tematiche della salute. Secondo tema è proprio il cambiamento dei comportamenti dei clienti. È in corso un anno di stravolgimenti un po' su qualsiasi tipo di comportamento per le persone, come ci si è riabituati ad abitare, a muoversi, a nutrirsi, a lavorare. Ecco, tutto questo sta generando profondi cambiamenti nei comportamenti dei clienti
e impatterà senza alcun dubbio sulle assicurazioni, visto che noi lavoriamo trasversalmente su tutti questi fenomeni sociali. Terzo tema, i tassi di interesse. Erano già estremamente bassi, la pandemia e la recessione che è arrivata con questa pandemia nel 2020 ha dato un ulteriore impatto di calo ai tassi, portandoli a livelli ancora più bassi. E infine, come aree principali, vedo anche quella della sostenibilità, cioè il fatto che è incrementata la sensibilità, l'attenzione ai temi legati alla sostenibilità, al cambiamento climatico, all'interdipendenza che c'è ormai nel mondo fra tutti questi fattori, al tema sociale e al tema delle community. E su questi cambiamenti due trend fortissimi. Il primo, quello di un'accelerazione brutale di tanti dei cambiamenti di cui stiamo parlando. Pensate per esempio al tema digitale, era un cambiamento in corso, è un cambiamento che con la pandemia ha preso un'accelerazione fortissima. E infine un forte aumento dell'incertezza, del fatto che il cambio di questi paradigmi, per esempio quelli comportamentali legati ai clienti, porta al settore assicurativo a dover affrontare un'incertezza molto maggiore di quella che già eravamo abituati a gestire, ma diciamo che questo è anche il nostro mestiere. Dunque la salute innanzitutto, ovviamente, il comportamento di conseguenza dei clienti anche a fronte di un'incertezza sempre più forte, i tassi di interesse che inevitabilmente hanno intrapreso un cammino piuttosto evidente anche qui, insomma, rappresenta anche un po' l'attualità delle fonti TV quando il nostro palinsesto è soprattutto finanza e mercati, e poi la sostenibilità, anche in questo caso è una delle, uno degli effetti, insomma, per quanto riguarda quello che accade a fronte dei cambiamenti fondamentali e la loro influenza sull'attività assicurativa. Sentiamo adesso che cosa ci racconta Massimo Grandi, amministratore delegato Mediolanum Assicurazioni. Prego, Grandis. Beh, si possono fare tante valutazioni sulla situazione. Io sento parlare continuamente di cambiamento. Spero di riuscire a rimanere augurabilmente gradito quando dico che non percepisco questo così grande cambiamento. Parto da una considerazione non laterale. Le parole dipingono le immagini. Quando parliamo di cambiamento, parliamo di un qualcosa che prima era A e diviene B. Ecco, io preferirei appellarlo, e non è un sofisma, una evoluzione semmai, perché il cambiamento del mondo assicurativo c'è stato? Io ci metto un grande punto di domanda, francamente. Vorrei declinare un po' qualche aspetto di ciò. Cambiamento della relazione con gli utenti? Sì, questo è stato un cambiamento radicale. Qui è giusto chiamarlo in questo modo. Prima i clienti li vedevamo esclusivamente occhi negli occhi, oggi li vediamo occhi negli occhi, ma attraverso lo schermo di un computer. Questa situazione terribile ha accelerato un processo, esattamente come accade nelle guerre. Questa è stata una guerra, è una guerra, siamo in guerra tutt'oggi, che portano delle evoluzioni, dei cambiamenti davvero radicali. Questo è avvenuto, ma il sistema assicurativo, che ha nella sua resilienza, nella sua forza, davvero una grande opportunità per il mondo nel quale siamo inseriti, è riuscito a interpretare questo cambiamento? Beh, io sinceramente qualche domanda in questo senso me la pongo. Poi, non volendo fare alcuno dei presenti carrellata su quanto è brava la propria azienda, perché abbiamo secondo me il buon senso di guardare al sistema, beh, io mi domando, il mondo assicurativo di fronte a quello che è accaduto, io l'ho visto un poco reattivo. Come fanno le grandi assicurazioni a essere estranee allo sviluppo dei vaccini, alla distribuzione dei vaccini? Come facciamo a non aver messo a disposizione della comunità tutto quello di cui disponiamo in termini di know-how e in termini di strutture per aiutarli? È vero, li abbiamo aiutati, abbiamo fatto qualche cosa, però senza per questo voler rompere equilibri di cui io stesso sono un esponente. Le assicurazioni possono fare molto di più. Abbiamo risorse finanziarie enormemente rilevanti. Abbiamo capacità cognitive che, studiando questo mondo quotidianamente, il mondo della salute, in una situazione come questa dovrebbero emergere. Sono accadute situazioni che devono farci riflettere. Anche noi benestanti
ci siamo resi conto che la salute si compra. No, non la puoi comprare la salute. Non basta essere ricchi per potersi assicurare la salute. Occorre prevenire, occorre averci pensato prima, e questo è un compito che sta nell'educazione e nella possibilità che ognuno di noi con la propria azienda ha di fare, parolona, education sul territorio, con i propri clienti e non solo con questi. Io credo che il mondo assicurativo sia di fronte oggi alla sua vera sfida. Stia partendo oggi la vera sfida. Fino ad oggi abbiamo soltanto contenuto gli effetti del problema che stiamo vivendo. Beh, insomma, qui aggiungiamo allora altre parole chiave, altre keywords se vogliamo, evoluzione più che cambiamento e poi anche prevenzione, educazione e ovviamente crescita, prospettive di crescita, e ci arriveremo ovviamente. Io sentirei anche, diciamo, vediamo un po' Riccardo Ciccozzi, Director Market Development Europe di AM Best, se è d'accordo con Massimo Grandis, con Luca Filippone, e che cosa magari aggiunge, diciamo così, sul tavolo, dato che siamo alla prima domanda, quindi stiamo un po' apparecchiando la tavola per l'appunto. Ciccozzi, prego. Deve forse riattivare il microfono perché non la sentiamo? Vediamo. Eccomi, se... Scusate, mi sono pronto. Ci mancherebbe. Sì. Probabilmente sono d'accordo con quello che ho sentito, riconducendomi all'ultimo intervento del dottor Grandis. Forse in certi casi, quando il cambiamento è stato veramente radicale, si può parlare di rivoluzione in un certo senso. Mi riferivo in particolare al rapporto indiretto con la clientela attraverso lo schermo. Volendo spezzare una lancia a favore del settore, è vero che poteva fare di più, ma non solo in Italia, worldwide evidentemente. È anche vero che le istituzioni di base però hanno lasciato un po' a desiderare, quindi il settore assicurativo poteva forse fare anche di più, sicuramente anche i governi potevano fare di più, quindi è tutto un sentimento collettivo di delusione o disappunto in questo senso. Comunque, ritornando al punto, come cambiamenti, indubbiamente la pandemia Covid-19 spinge le compagnie ad accelerare i processi di trasformazione digitale, come è stato già menzionato, e questi non sono più rinviabili. E gli assicuratori sono convinti della necessità, però anche della possibilità concreta di diventare più agili e connessi, quindi in termini di organizzazione, clienti, agenti. In un certo senso si fa di necessità virtù, quindi l'opzione o il piano di sviluppo di lungo periodo diviene l'improrogabile progetto di sopravvivenza. Questo è un po' il senso delle cose attuali. Esiste evidentemente il rischio di confondere però progetti di digitalizzazione, quindi in pratica lo sviluppo tecnico dell'azienda, con la cultura dell'innovazione e dell'adattabilità, che ne rappresenta viceversa la base sostanzialmente. E questo mi riconduce a un altro punto che rapidamente vorrei fare, cioè il cambiamento dei bisogni e delle aspettative degli assicurati, perché a questo punto dovremmo riferirci ai consumatori di servizi e prodotti assicurativi piuttosto che a clienti in generale. Si è parlato già prima di incertezza. Ora, indubbiamente l'incertezza economica e psicologica della crisi Covid si traduce nella domanda di maggiore sicurezza e affidabilità, quindi di protezione. Però questo avviene in un contesto di reddito disponibile ridotto o comunque considerato anche di nuovo più incerto. I consumatori richiedono assicurazioni con un prezzo semplice, che siano insomma trasparenti ed efficienti in termini di costi. È possibile che magari prodotti basati sul concetto paid, cioè pay as you drive, tipo come per l'auto, diventino mainstream, una principale offerta, in futuro vedremo se le cose vanno così. L'altro cambiamento grosso, nello specifico, è in termini di distribuzione. E cioè, in ultima analisi, poiché i clienti sono costretti dalla crisi Covid e dal lockdown a rivolgersi sempre di più a servizi online in genere, hanno praticamente sviluppato simili aspettative anche nei confronti delle assicurazioni in genere. All'inizio della crisi le vendite affidate a canali tradizionali hanno ovviamente sofferto, senza la possibilità di vendita diretta, e questo introduce il terzo cambiamento, peraltro riconducibile al primo, che avevo espresso prima in termini generali come processi di digitalizzazione. Le compagnie evidentemente investiranno nella conversione digitale, nel potenziamento dei canali di vendita diretta al consumatore, però sono convinto che al medesimo tempo lo faranno anche nella digitalizzazione di tutti gli intermediari, broker e agenti,
per implementare una vendita direct to customer che risponda alle nuove esigenze degli assicurati. E infine, come è stato menzionato anche prima, c'è l'assoluta centralità della produzione della salute rispetto a tutti gli altri bisogni, con conseguenze ed opportunità tecnologiche, tipo l'introduzione di nuove piattaforme e servizi con la tracciabilità del comportamento degli utenti, che sono quindi anche opportunità di crescita per le compagnie. Questo si combina con il cambiamento della vita di individui, famiglie, aziende, società, istituzioni, insomma con il tema di lavorare da casa e di realizzare una connessione digitale capillare fra tutte queste cellule interdipendenti, però separate da un punto di vista fisico, teoricamente sostenute da servizi e prodotti anche assicurativi che sono consistenti con la nuova situazione ambientale e sociale. Insomma, si parla qui della famosa vita connessa dei consumatori, che incombe cambiamenti radicali, non necessariamente passeggeri, nell'offerta dei servizi, proprio per poter rispondere a questo contesto di grande incertezza che ci circonda. L'esperienza assicurativa richiesta dai consumatori post-Covid deve quindi gestire anche l'empatia, però, di cui hanno bisogno i clienti, oltre ai parametri classici di costo-opportunità. Dunque abbiamo tirato fuori anche un'altra keyword interessante su cui probabilmente ci torniamo dopo, anche perché insomma l'ha espressa quasi a inizio ragionamento Riccardo Cicozzi di AMBest, e cioè rivoluzione anche digitale, che ovviamente necessita di un'accelerazione, e forse stiamo già assistendo a questa accelerazione, da cui anche le varie società devono capire da questa necessità quali vantaggi si possono ottenere a fronte di un atteggiamento della clientela davanti a un'incertezza che cresce. Questo è stato anche espresso anche dagli altri dei nostri due ospiti interpellati, Massimo Grandis e Luca Filippone, sulla voglia e esigenza di una protezione maggiore da parte dei clienti, e quindi magari un atteggiamento di prevenzione e anche ovviamente di trasparenza. Ora possiamo andare avanti, e quindi io torno da Luca Filippone, ovviamente direttore, se pensa insomma ci sia da aggiungere qualcosa a questi primi spunti, prego. Aggiungerei anche una domanda che riguarda un po' un futuro che speriamo arrivi presto, e cioè: rientrata l'emergenza Covid, quali saranno per voi gli elementi che garantiranno la forza e la crescita del business assicurativo, che più o meno abbiamo in qualche modo inquadrato in questa prima carrellata di interventi? Prego, direttore. Allora, guardi, io riprenderei volentieri uno dei punti che ha toccato anche il dottor Cicozzi prima, che riguarda la distribuzione. Sì. Perché se pensiamo a qual è il bene che è mancato di più e che sta mancando di più in questo momento, dopo un anno e più di pandemia, è proprio la relazione fra le persone. È oggi uno dei temi che più ci è mancato. Certo, abbiamo sopperito, abbiamo trovato modo attraverso la tecnologia di trovare una relazione, diciamo, di second best, ma il tema della relazione per me rimane cruciale. Penso che nell'ambito di quello che sarà la ripartenza, gli elementi di forza del futuro del settore assicurativo, io sono, ma è un'opinione mia personale, profondamente convinto ancora del grandissimo ruolo che avranno le reti. E dunque parlavamo prima di digitalizzazione degli intermediari. Credo che una delle strade fondamentali sarà quella: riuscire a trovare quel mix che in emergenza agenti, promotori finanziari hanno trovato. Ricordiamoci che in questo momento la clientela ha sentito fra le migliori la prossimità proprio dei propri agenti e promotori finanziari, e dunque un ruolo importante il rapporto magari a strutture più dirette o a strutture magari più legate a filiali specifiche. Dunque, trovare quel mix, quel giusto mix per il futuro di high tech e di human touch, di capacità di avere professionisti che abbiano un ruolo consulenziale, un ruolo di relazione, un ruolo di prossimità, e che sappiano e possano farlo anche attraverso strumenti tecnologici, perché sì, è vero, il comportamento e le attese dei clienti con questo anno di digitale spinto è cambiato, e dunque bisognerà saper dargli questo mix. Per me sarà uno dei temi cruciali della trasformazione dei fattori competitivi di successo per il futuro. Credo che questo valga anche per come le varie aziende si riorganizzeranno internamente.
stiamo vedendo che anche nel settore assicurativo, come dire, ci sono i due estremi. C'è gente che sta puntando ad andare a di nuovo mantenimento strutturale di smart working estremo, e altre persone o altre strutture che stanno ragionando su un mix equilibrato fra il mantenimento di una presenza fisica, collegiale, di squadra in ambito di un'azienda, e dei momenti invece di smart work. Su questo credo che, come dire, non è un caso che recentemente il numero uno mondiale di Google abbia rilasciato un'intervista dicendo: no, io adesso ai miei dipendenti americani sto chiedendo di rientrare in ufficio, perché la nostra è un'azienda che ha bisogno di momenti di collaborazione, di momenti collegiali di lavoro, di co-creazione, e lo smart working favorisce tante cose, ma non proprio queste. Dunque anche qui penso che la chiave di successo sarà nell'equilibrio, nelle new ways of working che le aziende anche del settore assicurativo sapranno dare. E chiudo, credo, con un tema importante: come sapremo rispondere ai nuovi bisogni, alle nuove percezioni di rischio di cui abbiamo parlato, no? Tutti e tre nei nostri interventi, con alcune di queste dove il settore assicurativo ha le capacità per poter rispondere e dare risposte a questi bisogni, e altre per le quali l'evidenza che abbiamo avuto di una pandemia mondiale di così grande impatto fa capire che dobbiamo andare anche verso delle modalità di collaborazione fra pubblico e privato molto più forti. Se pensate ad alcuni rischi che questa pandemia ha portato, pensate alle tematiche delle business interruption, per esempio sulle attività, non sono affrontabili dall'intero settore privato assicurativo mondiale. Anche i riassicuratori mondiali più grandi hanno avuto difficoltà in questa pandemia, pur avendo molti di questi rischi che non erano coperti e dunque che non hanno dato adito a indennizzi assicurativi, ma l'assenza di diversificazione geografica, per definizione, in un impatto come la pandemia, porta a dover riflettere a sistemi misti, pubblico-privati, a livello nazionale, a livello europeo e a livello mondiale, per far fronte in modo resiliente a rischi di questo tipo che purtroppo potrebbero riprodursi. Dunque una ricetta potrebbe essere una fusione perfetta, diciamo virtuosa. La perfezione è sempre rischioso, insomma, parlare di perfezione, diciamo una fusione virtuosa tra le risorse che siamo riusciti a tirar fuori nell'emergenza, noi singoli come anche noi in generale società, con quelle risorse che invece avevano più impatto prima della pandemia e magari erano più importanti e più effettive prima di in qualche modo venir meno o quantomeno alleggerire la loro importanza. Sentiamo cosa ne pensa Massimo Grandis, amministratore delegato Mediolanum Assicurazioni, poi voglio sentire anche José Antonio Berenguer. E allora, dottor Grandis, cosa ne pensa? Il futuro è un futuro nel quale, secondo me, la relazione fisica, anche se assistita da strumenti tecnologici, sarà molto importante. D'altronde noi vendiamo fiducia, e questa è una merce rara che si riesce a trasmettere, a gestire solo quando c'è una relazione che a stretta di mano. Chi come me è nato nel mondo della distribuzione sa bene che è fondamentale quel momento per interpretare la percezione che il cliente ha di te e come riesci a rappresentarti. Questo oggi ci è oggettivamente mancato. Ho guardato comunque con estremo interesse al fatto che durante questo periodo pandemico che tutt'oggi perdura, immaginavo che l'acquisizione di nuovi clienti avesse un rallentamento, che la relazione virtuale attraverso gli strumenti che, come adesso, benedetto che sia, stiamo utilizzando, ci impedisse di andare oltre la gestione dei clienti già acquisiti. Beh, io ho un'esperienza del settore, non solo dell'azienda che rappresento, che mi dice: no, siamo stati eccellenti anche nell'acquisire nuovi clienti. Quindi questo è un fenomeno che, per esempio, mi dice che oggi la tecnologia è riuscita a supplire almeno in parte alla relazione fisica. Sento di essa peraltro una grande attesa. Credo in un futuro ibrido, credo in un futuro dove parliamo di remote working, quello che tutti stiamo vivendo. Ebbene, stiamo vivendo un momento nel quale ognuno di noi è più spesso a casa che in ufficio,
in futuro ci sarà un punto d'incontro, un bilanciamento. D'altronde questo mondo nel quale tutti i giorni ti svegli e passi ore di commuting, consumi energia, consumi suolo, ossigeno, metti i rischi sul tavolo, credo che questa situazione ci abbia mostrato che può essere molto morigerato. Un fenomeno al quale guardo, dopo la concretezza con la quale spero di essermi espresso quando dico la relazione tra utente e proprio consulente rimarrà perno per il futuro, lo è divenuto ancora di più in questo momento, un fenomeno al quale guardo con molta curiosità è un processo di consolidamento degli attori di settore, che credo che sia all'orizzonte. Perché? Perché oggi le idee sono spesso appannaggio di nuclei ristretti di persone con una grande fertilità intellettuale, con una grande capacità cognitiva, una grande libertà di pensiero, che riescono pertanto a immaginare nuovi orizzonti, nuovi scenari e a produrre quindi innovazione. Ma per mettere a terra quest'ultima occorre una potenza di fuoco, occorre una capacità organizzativa ed economica che è di pochi. E poiché siamo tutti convinti che il futuro si giocherà molto su una ibridizzazione della relazione alla quale siamo stati abituati fino a pochissimo tempo fa, quella della stretta di mano, e quella che abbiamo imparato oggi del guardarci a distanza e pur ciò nonostante riuscire a costruire qualcosa assieme, ecco, questo insieme lo si riesce, secondo me, a mettere a terra solo se si ha una grandissima capacità organizzativa e grandi risorse economiche. Quindi credo che gli attori del settore andranno concentrandosi per cercare proprio di riuscire a estrarre il massimo valore dalla relazione con questi supporti tecnologici, che però sono a loro volta abbastanza onerosi da realizzare. Un futuro interessante certamente, non soltanto nel panorama utente e consulente, azienda, ma anche proprio nel panorama delle aziende di settore. Non a caso in Italia stiamo assistendo, ormai direi per certo, ad alcuni fenomeni di consolidamento di grandi aziende che si uniscono, cosa della quale parlare solo poco tempo addietro, non decenni. Parlare 2 anni fa di cose che stanno popolando le pagine economiche proprio per il nostro settore sarebbe stato abbastanza fantasioso. Ha iniziato e ha concluso sostanzialmente il suo ragionamento Massimo Grandis, amministratore delegato Mediolanum Assicurazioni, citando qualcosa che noi davamo per scontato, assolutamente, una delle cose più scontate insomma nei rapporti umani, cioè la stretta di mano, che insomma non è banale ricordarlo, è sostanzialmente venuto meno. Non so quanto manchi a José Antonio Berenguer, giusto per provare a strappare un sorriso, più di un sorriso insomma in questa chiacchierata, quanto manca magari ai clienti, e torno da lei ovviamente anche per sapere quali sono appunto dal suo punto di vista gli elementi che garantiranno forza e crescita in questo business. Prego, Berenguer. Sì, mi sembra, direi che la prima cosa, prima di andare a parlare su elementi specifici, direi che prima di tutto bisogna vedere l'andamento dell'economia. Come sappiamo, il settore assicurativo è molto collegato all'andamento economico. Per esempio, l'ultima stima del Fondo Monetario Internazionale ora prevede che l'economia italiana crescerà vicino al 3% nel 2021. E quindi gran parte di questa ripresa dipenderà sicuramente dall'efficacia del programma di vaccinazione della Covid-19, e questo aiuterà a sostenere un rilassamento delle restrizioni che abbiamo visto adesso, fino adesso imposte dal governo. Quindi direi che prima di andare a vedere le cose che possono fare le aziende, tutto ancora dipenderà un po' di come la situazione economica evolve. Poi dal nostro punto di vista, come agenzia di rating, vorrei chiarire solo una cosa prima di tutto di parlare di crescita. È che per noi certamente vedere crescita nelle compagnie di assicurazione è qualcosa di positivo, certamente, ma questa crescita deve essere sempre redditizia e quindi deve essere anche supportata dalle competenze nelle linee di business in cui le aziende stanno cercando di crescere. Quindi ecco, è molto importante che le aziende abbiano l'esperienza di sottoscrizione soprattutto,
in quelle linee di business e in quei prodotti in cui cercano di crescere per avere un vantaggio competitivo. Se no, solo crescere, per dire, non è, senza una redditività, non, per noi non è qualcosa di positivo. Poi, per quanto riguarda alcuni dei punti focali per le aziende che noi riteniamo che possono essere importanti per avere una crescita in questi prossimi anni, direi che uno sicuramente dei principali è di essere capaci di sviluppare un'offerta di prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti e colmare questo protection gap, per esempio, di cui si parlava il dottore Filippone prima, come avevamo visto, come casi come la business interruption o anche come sono i rischi catastrofali in Italia. Poi anche creare delle piattaforme per generare un coinvolgimento con il cliente e nuova domanda, visto, ecco, la realtà in cui viviamo adesso, ma anche avere una multicanalità, come si diceva prima, anche il dottor Filippone, avere un buon mix, o essere capaci di avere un mix tra la rete agenti, ma anche i canali digitali e altri canali, per esempio come può essere il Bancassurance. Poi anche nei canali digitali ci sembra anche un punto importante l'essere capaci di semplificare il processo di acquisto online. E poi un altro punto mi sembra anche in questa realtà in cui siamo stati in recessione ancora nel 2020, l'ottimizzazione della struttura di costi e per le aziende di essere capaci di dare priorità a quegli investimenti più strategici. E in più, l'ultima cosa, come diceva prima il dottor Grandi sul consolidamento, anche noi pensiamo che è molto probabile che accada un maggior consolidamento in questo prossimo periodo nel mercato, perché certamente ci sono delle compagnie che cercano acquisizione per avere avere crescita e avere anche un maggior livello di scalabilità, ma anche dall'altra parte ci sono compagnie che magari vogliono fare un focus più strategico più su certi prodotti e quindi, ecco, stanno cercando anche di disinvestire in certi segmenti, prodotti, sussidiari, eccetera. E solo per chiarire noi cosa pensiamo noi della dimensione delle aziende, come valutiamo noi questa condizione. Certamente per noi la dimensione di una società è qualcosa di relativamente importante nella nostra valutazione di rating, perché le società con maggiore volumi tendono, non sempre, ma tendono a occupare posizione leader nei mercati, quindi questo è qualcosa di positivo per noi. E in più, tendenzialmente sono più diversificate, e sia per area geografica sia per prodotto, quindi anche questo è qualcosa di positivo. E inoltre le dimensioni maggiori tendono a ridurre la volatilità nella capitalizzazione aggiustata al rischio, quindi anche certamente questo è qualcosa a cui noi guardiamo. Ma l'ultimo chiarimento che vorrei fare su questo punto è che non significa che le aziende più piccole o di più piccole dimensioni non possano avere un rating elevato, perché ci sono altre tante caratteristiche o fondamentali che possono far che una società, diciamo, più o meno piccola e possa avere anche un rating elevato. Cos'è Antonio Berenguer, Financial Analyst Analytics di AM Best, all'inizio insomma ci ha tenuto a precisare che c'è crescita e crescita, non bisogna generalizzare su questo punto, che poi appunto l'argomento che abbiamo affrontato adesso in questo altro giro di domande e risposte, ma anche citato più volte, un paio di volte, il dottor Luca Filippone, da cui torno, direttore generale Società Reale Mutua di Assicurazioni, per andare a concentrarci su una terza domanda, anche in virtù del ragionamento che ha fatto appunto Berenguer, e cioè quanto conterà la capacità di innovazione intesa come sostenibilità e resilienza del business, due fattori, lo ricordiamo, che permettono di adattarsi e rispondere con rapidità al manifestarsi di un evento. Resilienza, peraltro, keyword già venuta fuori insomma nel corso della nostra tavola rotonda. E allora, Luca Filippone, direttore generale Società Reale Mutua di Assicurazioni, torno da lei. Ma guardi, intanto effettivamente condivido quanto detto anche dai colleghi nella tavola rotonda, cioè anch'io vedo un processo di consolidamento nel settore dettato da questi grandi cambiamenti e dalla necessità di investire fortemente. Paradossalmente con un trade-off che sarà difficile
da conciliare per le aziende, perché da un lato la volontà di crescere, diventare più grandi, ma dall'altro la necessità di rimanere agili, rapidi, capacità di essere reattivi e di adattarsi a un contesto di incertezza che chiederà appunto grande rapidità nel adattare le proprie strategie e avere rapidità di execution. Questo per tutti noi manager del settore sarà una delle grandissime sfide, come conciliare questi due elementi. Sul tema della resilienza e sul tema della capacità anche di trasmettere e di operare secondo tematiche di grande sostenibilità, penso che questi sono fattori competitivi di successo per il futuro. Il tema della sostenibilità, lo abbiamo accennato prima, è un tema che ha preso una dimensione, direi per fortuna, straordinariamente importante in quelle che saranno le scelte dei clienti. Quando parlavamo all'inizio della trasmissione del cambiamento dei comportamenti, questo è non tanto, come diceva il dottor Grandis, un cambiamento, ma una fortissima accelerazione di un tema che era già presente. Questo tema stava crescendo, la pandemia ne ha dato un'accelerazione brutale e fa sì che diventi un fattore di scelta fondamentale, cioè quello di operare come cliente con un'azienda che abbia fra le sue priorità non solo la massimizzazione del profitto, ma anche quella di portare avanti tutta una serie di elementi fondamentali per la collettività sulle tematiche climatiche, sulle tematiche sociali e sulle tematiche di governance in generale. Questo per me sarà un fattore importante, lo dico diciamo con la realtà di una mutua che ha questo in modo molto profondo nel proprio DNA, cioè per una società mutua non è la massimizzazione del profitto a breve l'obiettivo principale, e credo che sarà un fattore sempre più diffuso anche nell'ambito del nostro settore assicurativo. E la capacità di innovazione, cioè quella di riuscire a trasformarsi, di riuscire a rendere il processo di relazione con il cliente, la semplicità nelle modalità operative, la capacità di dare risposta, di trovare prodotti e soluzioni che aiutino a coprire quel protection gap di cui si parlava prima, credo che sarà un altro fattore importante. Con un punto che vorrei sottolineare, ed è che non saranno solo soluzioni assicurative quelle che verranno prestate dagli assicuratori. Gli assicuratori stanno sempre entrando di più nell'ambito del settore dei servizi, e cioè di affiancare a una copertura assicurativa che ti dà un indennizzo in rapporto al verificarsi di un rischio, anche dei servizi. Pensate al tema della salute di cui parlavamo prima. Oggi un numero importante di persone in Italia, per esempio, soffrono anche di malattie croniche e in questo senso non sono assicurabili, ma possiamo dare a loro tutta una serie di servizi importanti per il loro benessere e per prevenire e gestire anche le loro malattie o le loro tematiche di salute. Ecco, questa è un'altra area, credo, molto importante nel futuro del settore assicurativo, quella di saper sviluppare anche tutto un mondo di servizi di prevenzione e di accompagnamento ai bisogni della clientela. E anche questo può voler dire sostenibilità, ad esempio, insomma, poi di resilienza se ne parla più o meno dall'inizio della pandemia, e quindi insomma la capacità di assorbire un impatto negativo, uno o più impatti negativi per migliorarsi. Sulla sostenibilità, Massimo Grandis nel suo intervento precedente ha anche accennato al credere a un futuro ibrido. E allora torno da lei, Grandis, amministratore delegato Mediolanum Assicurazioni, per in qualche modo integrare il ragionamento che ha fatto Luca Filippone, poi torno anche da José Antonio Berenguer. Prego, dottor Grandis. Questo fenomeno della pandemia a me ha fatto l'impressione di una scampanellata vigorosa, vibrante, fragorosa vorrei dire, che mi ha tolto da una routine alla quale, come tanti credo, ma parlo per me, ero abituato, una routine fatta di qualche nuovo prodotto, una maggiore attenzione ai clienti, qualche innovazione tecnologica. Abbiamo detto tutti, condividendolo, che è stata un'accelerata proprio a fondo scala, proprio un fuorigiri completo.
è peraltro un'opportunità immensa, e parto dai due focus sui quali lavoro quotidianamente, tema climate change e tema salute. Parto da quest'ultimo che ho già citato. La salute è il bene fondamentale, mai come ora ce ne siamo resi conto, per ognuno di noi. La salute è veramente il bene maggiore di cui ognuno di noi dispone. Si può comprare nella misura in cui puoi mitigare gli effetti di ciò che aggredisce la propria salute disponendo di risorse economiche per avere buone cure. Ecco che qui il mondo assicurativo ha un compito fondamentale perché mitiga l'impatto economico. Io non posso impedire ad un qualcuno di contrarre una patologia, però se questo sono riuscito a assicurarlo, se sono riuscito a convincerlo di spostare sulle spalle altrui il rischio di un qualcosa a lui esogeno, contrarre una patologia, bene, gli darò le risorse economiche con le quali fare fronte un poco meglio alla patologia insorta. Quindi ho un compito sociale come compagnia di assicurazioni immenso, quello di trasmettere il valore della predittività, di riuscire a inquadrare prima che le cose accadano quello che potrebbe rappresentarmi il futuro e dotarmi di strumenti economici, almeno quelli economici, per cercare di mitigarne l'impatto. Poi ci sono anche soluzioni che possono oggettivamente consentirmi di fare fronte a evoluzioni del mio stato di salute, quindi prendendo correttivi prima che si verifichino situazioni che ne pregiudichino la qualità. Pochi giorni or sono ho avuto la fortuna di valutare uno strumento tecnologico che, inquadrando il mio volto, dopo pochi attimi mi dice la mia pressione arteriosa, il mio battito cardiaco, alla luce di quello che è le sembianze del mio volto, non bello, e quello che ho, il tono della mia pelle, mi dirà piuttosto se sono appunto in uno stato di salute dignitoso ed altro ancora. Questi strumenti oggi ci sono poco familiari. Ne sentiamo parlare e diciamo, ma il mio medico, io sono abituato al mio medico, ma questa evoluzione è un destino, è scontata, arriveremo ad avere questi strumenti. Noi possiamo fare da acceleratore e questo è quello che voglio dire sulla salute. Sul climate change, beh, noi siamo in un paese dove, se non ricordo male, il 78% dei nostri codici di avviamento postale è a rischio o terremotare o idrogeologico. Bene, è indispensabile riuscire a trasmettere una cultura di mitigazione dell'impatto economico di quel rischio quando si crea. Non possiamo farci quasi nulla su come si viene a verificare, però possiamo almeno aiutare le persone, il nostro paese, ad affrontare questi rischi. Quindi, secondo me, questo momento per noi assicuratori è un momento eccezionale. Riusciamo finalmente a coniugare una funzione sociale dove possiamo essere di utilità alle persone con un legittimo desiderio di incrementare il nostro lavoro, quindi il nostro fatturato, quindi i nostri risultati economici. Credo che se ragioniamo in un orizzonte di sistema dove le compagnie, per esempio una proposta, ognuno di noi dispone di centri di eccellenza, di studio, di ricerca, di formazione, perché non costruiamo noi compagnie di assicurazione un network dove mettiamo a disposizione di tutti gli appartamenti al settore, delle stesse forze sociali, delle stesse forze politiche, questo bagaglio immenso di know-how di cui disponiamo e di organizzazione per metterlo a terra? Potremmo essere una forza positiva per il paese con un costo per noi risibile e un risultato dove finalmente il riassicuratore che suona alla porta venisse accolto a braccia aperte con un sorriso, come un aiuto, come un amico, come un qualcuno che mi porta un vantaggio concreto. È un mio sogno. Beh, su questo sogno poi magari ci torniamo nelle battute finali. C'è ancora un tema che vorrei affrontare con voi che è legato ai grandi rischi futuri. Prima però volevo sentire, ed è un argomento su cui vorrei sentire tutti e quattro, invece volevo tornare un attimo a sostenibilità e resilienza per sentire cosa ne pensa José Antonio Berenguer, Financial Analyst Analytics di AM Best. A lei la parola, Berenguer. Sì, tornando sul tema dell'innovazione di cui parlavamo prima, sì. Per noi certamente l'innovazione nelle compagnie di assicurazione è molto importante, ancora di più nel contesto attuale. Infatti noi facciamo una valutazione esplicita dell'innovazione nelle compagnie di assicurazione nella nostra analisi dentro del blocco di business profile. Il modo in cui noi valutiamo la innovazione è piuttosto semplice. Noi dividiamo
la valutazione della innovazione in due categorie, che sono gli input e gli output. Quelli input consideriamo le cose più qualitative, che sono la leadership, la cultura, le risorse e i processi e la struttura delle compagnie intorno all'innovazione, e le valutiamo dall'1 al 4. E poi gli output consideriamo, diciamo, gli aspetti più quantificabili, quindi i risultati più quantificabili e il livello di trasformazione, e anche questi li valutiamo dell'1 al 4 ponderati doppiamente. Esempi di questi output, diciamo di risultati della innovazione, possono essere un rapporto di spesa inferiore, una maggiore crescita dei ricavi, un maggior livello di fidelizzazione dei clienti o un maggior livello di consapevolezza del marchio. Ma noi sempre riteniamo che l'innovazione deve avere un beneficio tangibile, se no ecco, l'innovazione non ha nessun risultato e quindi non è effettiva. E poi quando abbiamo una valutazione, noi classifichiamo tutte le aziende in 5 categorie che vanno dal minimo innovatore al leader. Solo per chiarire, a questo punto, ad oggi, l'innovazione, solo la nostra valutazione di innovazione, non ha cambiato nessun rating per le società, quindi anche le aziende con punteggi di innovazione inferiori possono avere dei rating elevati. A lungo termine noi ci aspettiamo che le aziende con punteggi di innovazione più elevati dovrebbero conseguire un profilo aziendale migliore delle altre. E poi, guardando il mercato, noi riteniamo che attualmente la maggior parte delle aziende si trovi nella fase più iniziale dello sviluppo delle iniziative di innovazione. Come si parlava prima, abbiamo visto negli ultimi mesi una grande accelerazione, ma riteniamo che ancora la maggior parte delle compagnie siano in questa fase iniziale, diciamo. E quindi, ecco, questa crisi del Covid-19 ha avuto un impatto molto positivo uno dei pochi impatti positivi può essere, ecco, quello di migliorare il livello di innovazione nelle compagnie, sia in termini di operazioni proprie, ma anche nel modo in cui servono i clienti, concentrandosi sull'approccio ai clienti e sulla fidelizzazione dei clienti, ma anche, ecco, in generale, diciamo che abbiamo visto un'accelerazione del processo di digitalizzazione, sia nel percorso di cliente, nella distribuzione, sottoscrizione eccetera. E poi abbiamo visto anche come le assicuratori hanno risposto al cambiamento delle esigenze dei clienti, modificando anche il design dei prodotti e aumentando la focalizzazione dell'assicurazione basata sull'utilizzo, i prodotti pay, per esempio il Pay How You Drive. Abbiamo visto come le compagnie sono state al fianco dei loro clienti in questo percorso, fornendo un supporto proattivo, sia per fare un esempio in quello dei termini di pagamento dei premi o anche il rimborso dei parti dei premi. E quindi pensiamo che questo ha un grandissimo potenziale per migliorare la fidelizzazione dei clienti a lungo termine. Oh, abbiamo fatto anche degli esempi concreti, grazie a José Antonio Berenguer e agli altri ospiti che abbiamo oggi, sul tema della resilienza e della sostenibilità, ma abbiamo parlato anche nel corso della nostra chiacchierata dei cambiamenti e degli elementi strategici per la crescita del business assicurativo. Dicevo, in una prospettiva futura, quali possono essere a questo punto i grandi rischi che le compagnie assicurative dovranno prepararsi ad affrontare, e come questi elementi che abbiamo snocciolato, insomma, nel corso della nostra tavola rotonda potranno inserirsi all'interno di un contesto socio-economico in continua evoluzione? Questo lo abbiamo proprio imparato sulla nostra pelle, sia a livello di individuo sia a livello di comunità e di società. Io ripartirei da Luca Filippone, direttore generale Società Reale Mutua di Assicurazioni, poi andrei da Riccardo Ciccozzi, non ci siamo dimenticati di lei, ovviamente, un po' che non la sentiamo, ma torniamo subito da lei, Director Market Development Europe AM Best, e poi chiudiamo con il dottor Grandis e con José Antonio Berenguer. E allora, Luca Filippone, torno da lei e a lei la parola. Ma allora, i rischi stanno cambiando in modo importante, no? Partiamo magari da un esempio più terra-terra, ma molto concreto, che per esempio è quello della mobilità.
la mobilità sta cambiando attraverso tematiche di self-driving, sta cambiando attraverso tematiche comportamentali, no? Dunque maggior utilizzo di mezzi diversi da quelli come l'auto che assicuriamo normalmente. Verrà influenzato il rischio della mobilità, per esempio, anche da come il mondo si stabilizzerà in quel nuovo compromesso che dicevamo prima, fra rimanere a casa o andare in ufficio. Ecco, sono tutti fattori di quell'incertezza di cui parlavamo per gli assicuratori nel capire come i nuovi rischi o i rischi attuali si stabilizzeranno in nuove modalità. Se però dovessi focalizzarmi su due o tre principali rischi per il futuro, sicuramente condivido col dottor Grandis il tema del rischio climatico. Secondo me è uno dei rischi principali per gli assicuratori e per i riassicuratori, ma lo è anche a livello proprio delle economie mondiali, uno dei rischi che bisognerà saper affrontare. Il tema della salute e le pandemie, come stiamo vivendo, ma dobbiamo essere consapevoli che potrebbero tornare sotto altre forme, e credo che il mondo non si possa permettere di affrontare senza avere maggior capacità di resilienza sia assicurativa che organizzativa una pandemia ogni 10 anni, per esempio. E infine tutta la parte riguardante, secondo me è importante sottolinearle, il tema delle disuguaglianze sociali. Questo è un altro rischio importante, con impatti assicurativi, impatti economici e ovviamente impatti sociali. Io credo che abbiamo in questo l'occasione, come assicuratori, di continuare ad affermare un grande ruolo sociale, quello che abbiamo come assicuratori, quello che abbiamo nella capacità di orientare i nostri modelli di business, ma con loro anche altri modelli di business, altre aree di business, verso modelli molto più orientati alla sostenibilità. Pensate per esempio le masse di asset che vengono gestite dal mondo assicurativo e l'importanza anche qui di vedere che il settore sta orientandosi verso criteri ESG nelle scelte di investimento. Questa opportunità è accompagnata anche da elementi importantissimi come sono il Next Gen EU e tutti i recovery plan, e credo che qui il paese abbia un'opportunità da non perdere per mettere a posto anche temi atavici non risolti, per esempio quello delle catastrofi naturali. Guardiamo in Francia, guardiamo in Spagna, guardiamo in tanti altri paesi, e i paesi hanno da decenni strumenti per gestire in modo resiliente l'impatto delle catastrofi naturali. Noi, io penso che ero ancora all'università, si figuri, quando si parlava di trovare sistemi per il paese italiano. Credo che dobbiamo trovare più coraggio proprio anche in collaborazioni pubbliche e private. In questo l'associazione degli assicuratori, l'ANIA, sta facendo da tempo tante proposte per trovare soluzioni al tema delle catastrofi naturali, e oggi anche per affrontare temi molto grandi come quelli della pandemia, che ripeto, non avendo diversificazione geografica, richiedono anche l'approccio pubblico-privato per poter essere affrontati. Sono opportunità veramente fondamentali per cambiare il paradigma di sviluppo in futuro del nostro mondo e del nostro modello di vita e di sviluppo, e in questo credo che noi assicuratori possiamo e dobbiamo giocare un ruolo importante. E allora torno da Riccardo Ciccozzi, AM Best. I grandi rischi quali sono secondo lei? Insomma, probabilmente sicuramente qualcosa l'ha già messo appunto sul tavolo Luca Filippone. A lei la parola. Grazie. Guardi, sono d'accordo con tutte le osservazioni che sono state fatte finora, in particolare sul concetto dell'auspicabilità di una migliore e più efficiente integrazione tra pubblico e privato nella gestione dei rischi catastrofali, in particolare per l'Italia, anche se è un discorso più largo di quello. Potrei addirittura spingermi fino a definire questo tipo di collaborazione come necessaria, piuttosto che puramente auspicabile. Anche se, sulla base dell'esperienza puramente italiana, potrei essere tentato da un atteggiamento, diciamo, realistico negativo e tuttavia ottimista nello stesso tempo. Perché? Perché in definitiva la collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato in campo assicurativo è stata minima sul mercato italiano storicamente. Quindi da quel punto di vista lì, se dovessi solo basarmi sull'esperienza pluridecennale del passato, dovrei essere scettico.
Per esempio rispetto all'introduzione di qualche tipo di schema come in Spagna o in Francia, di cui forse parlerà dopo José. D'altra parte però, dicevo, sono anche ottimista, perché nonostante un quadro di scarsa collaborazione storica, le cose possono cambiare tra pubblico e privato, il mercato italiano assicurativo ha saputo crescere, si è sviluppato in questo contesto qui. Quindi evidentemente il mercato italiano, in un contesto difficile o svantaggiato a paragone di quello di altri mercati in Europa, è riuscito comunque a trovare delle risposte, che ovviamente non possono che essere parziali in certi casi, se specificatamente ci riferiamo alle coperture o alle esposizioni catastrofali. In effetti, un modo empirico e pratico di affrontare tutta la questione dell'esposizione ai grandi rischi del futuro potrebbe essere un po' quello che più o meno esplicitamente hanno fatto tutti gli altri ospiti oggi, cioè costruire degli scenari differenti attorno a delle ipotesi dei rischi più estremi, selezionati in effetti dal gruppo dirigente di un'impresa in base a criteri specifici o oggettivi. E a dispetto della teorica variabilità delle opinioni su questo tema, io penso che potrebbe esserci una convergenza delle idee, e cioè disastri naturali, dal terremoto al cambio climatico, shock finanziari. Abbiamo, mi pare, prima parlato dei tassi dell'interesse. È anche perfettamente possibile che un'impresa si prepari su uno scenario di quel tipo, tipo un rialzo improvviso, certo, o una continua un ulteriore abbassamento, quello che sia. Pandemie, attacchi informatici, queste sono un po' le cose di cui si parla con una differente attenzione più o meno in tutte le imprese. Quindi, dipendendo dall'attività principale, uno potrebbe anche includere conflitti geopolitici. Si parlava poc'anzi della crescita delle diseguaglianze, ma anche la possibilità di conflitti tra, non lo so, senza fare specifici nomi eccetera, tra blocchi di nazioni ed altri in futuro potrebbe avere degli effetti, al di là di quelli sulla ripresa economica in generale, anche sull'attività di un'impresa nello specifico. C'è grande letteratura riguardo sulla questione della gestione, dell'identificazione dei rischi, quindi c'è un patrimonio di know-how, conoscenze tecniche, che dovrebbero permettere alle imprese, sarei ottimista in questo senso, di scegliere rischi e di fare scenari sui quali prepararsi. Però rimane un problema, e cioè proprio questo tipo di procedura espone in un certo senso la sua fragilità. Il problema è non tanto l'esposizione al rischio, quanto come gestire i rischi che non sono identificabili, perché quelli ci sono sempre. E cioè, al limite, noi possiamo fare degli scenari anche molto improbabili per cercare di catturarli tutti, però poi sceglieremo gli scenari più probabili o giudicati meno improbabili di altri, quindi rimariamo comunque con una serie di rischi, la maggior parte probabilmente lasciati fuori perché non ci interessano, non pensiamo che possano veramente verificarsi. E il paradosso di questo è che tutta la tragedia di Covid è esattamente questo. In effetti, uno potrebbe riassumere nella storia dicendo: uno scenario di pandemia estrema che poi in realtà è stato anche discusso a livello accademico da alcuni specialisti, che però nessuno ha mai preso in considerazione a livello di popolazioni, aziende, individui, governi, altre istituzioni, e quando poi arriva, contro tutte le aspettative, fa dei danni enormi, rapidi, in termini di vite umane, economici, eccetera, e costringe tutti, in particolare quindi anche il settore assicurativo, ad adattarsi con grande rapidità al cambiamento fisico ed economico, commerciale, che dir si voglia, di cui abbiamo parlato oggi. Ora, da un lato la gestione logica rispetto alla pandemia, ovviamente, di includere questo rischio, ma questo in un certo senso è facile adesso, perché si è verificato. Il problema è come fare per tutti quelli per cui non possiamo probabilmente avere l'immaginazione sviluppata abbastanza da immaginarli in anticipo. Allora, in quel caso là, ricollegandomi un po' al discorso che veniva fatto prima, in parte, un po' sull'innovazione, c'è il concetto della capacità innovativa in un'impresa, non solo in termini dell'adozione di sistemi avanzati, per esempio di digitalizzazione delle vendite o quello che sia, ma anche e soprattutto nel senso della capacità di strutturarsi in modo tale da poter valutare alternative, comportamenti, adattamenti in maniera rapida. Cioè, sicuramente va bene fare degli scenari, catturare quelli che ci sembrano ragionevolmente e logicamente quelli più importanti, sono anche quelli le trend di fondo, però quello che conta è avere una struttura aziendale che ci permetta di
agire prontamente anche su tutte le cose per cui non eravamo pronti immediatamente. Non possiamo pianificare tutto. Quindi se possiamo accelerare improvvisamente, possiamo probabilmente, come settore intendo dire, sopravvivere e prosperare. Siamo un po' lunghi, ma prima di salutarci comunque voglio sentire sui grandi rischi cosa dicono Massimo Grandis e José Antonio Berenguer, peraltro l'assist che Cicozzi ci ha dato, insomma, sul tema dell'integrazione tra sistema pubblico e aziende private, anche per quello che accade negli altri paesi, me lo sono segnato. Ma andiamo con ordine. Massimo Grandis, prego. Mille cose da dire, il tempo è tiranno. Come ho accennato prima, grandi rischi, certamente salute, eventi catastrofali. Non dimentichiamoci il cyber risk. Oggi assistiamo a una molto minore rischiosità sulle nostre, fatemi usare queste immagini, autostrade. Una parte di questa rischiosità si è spostata sullo strumento che stiamo utilizzando adesso. Le autostrade digitali sono diventate lo scenario di nuovi crimini e bisogna avere presente che quel territorio continueremo a calcarlo anche in futuro. Quindi salute, eventi catastrofali, cyber risk. Parlare di grandi rischi in pochi attimi non è possibile. Torno sulla fantasia che dicevo pochi attimi fa. Il network. Cerco di dipingerla con un'immagine. Sì. A me piace immaginare il mondo delle assicurazioni come un mondo di grandi fantasie, di grandi sbrigliate fantasie. Veramente grandi. Perché questo? Perché noi siamo abituati a valutare tutti i fenomeni quando sono accaduti. Pertanto, con l'utilizzo di tutta la nostra modellizzazione, di tutti i nostri esperti attuari, riusciamo a tracciare una metrica precisa e a preventivare la frequenza, la severità dell'accadimento, dargli un prezzo e poi comportarci a seguire per il futuro. Secondo me non basta più. Secondo me noi abbiamo di fronte uno scenario che ci ha messo ben chiaro che ci sono cose che non sappiamo di non sapere. Qualcuno le ha chiamate in un recente passato cigni neri. Bene, ce ne sono evidentemente numerosi. Bisogna, secondo me, con uno sforzo di fantasia, immaginarli. E chi meglio delle assicurazioni possono fare questo? E di fronte ad essi cominciare a immaginare un paper, un protocollo, un qualche cosa con cui farvi fronte. Provate a domandarvi, soltanto pochi mesi or sono i vaccini erano definiti come un qualcosa che sarebbe arrivato. Oggi litighiamo per quanti distribuirne al giorno. Bene, quindi un qualcosa di recentemente considerato lontano nel tempo, abbiamo bruciato le tappe, lo abbiamo qui. Il problema è divenuto la logistica, l'organizzazione su come distribuirlo. Quanti altri fenomeni potremmo predire e immaginare come gestire, saltando problemi di tempo e di inerzie che costano vite umane e somme economiche molto rilevanti? Io continuo a pensare che noi, mondo assicurativo, abbiamo un compito, quello di immaginare un futuro. Facilmente immagineremo i rischi di questo futuro e come farvi fronte, però è un qualche cosa che a me fa pensare che si possa essere davvero utili alla socialità di cui tutti facciamo parte e si possa diventare inventori di un futuro migliore. Certo, poi ognuno lo declinerà un poco per sé, che sono i suoi clienti, un poco per la propria gente, che sono i nostri altri importantissimi stakeholder, ma forse se iniziamo a ragionare come sistema, questa integrazione tra pubblico e privato la riusciremo a realizzare perché saremo noi i primi a volere sostenere. Noi siamo un soggetto politico, le grandi imprese che muovono grandi masse di denaro, grandi livelli occupazionali, sono soggetti politici, quindi non dobbiamo domandare ad altri di fare quello che possiamo fare noi. Cominciamo a fare sistema tra di noi e a muovere un movimento di opinione forte, determinato, canalizziamolo, se vogliamo, su temi specifici, la salute, il climate change, se ci sta anche il cyber risk. Comunque poniamoci due scopi sui quali metterci insieme e lavorare per essi. E allora chiudiamo questo grande cerchio proprio con José Berenguer di AM Best. Insomma, abbiamo parlato del sistema pubblico e aziende private, ci puoi dare anche una view sul anche su quello che accade in altri paesi come appunto Spagna e Francia, come ha accennato Riccardo Cicozzi. Prego, José.
Sì, certo, sono molto d'accordo con tutto quello che hanno detto i colleghi. A me sembra che in questo momento più che mai il mondo abbia bisogno di una industria, di un settore assicurativo ad alte prestazioni. Con questa pandemia abbiamo visto dei protection gap molto chiari. Come diceva il dottor Filippone prima, mi sembra quello più chiaro, quello della business interruption, che come sappiamo in Italia scatta non come in altri paesi da un danno materiale, e quindi chiaramente in Italia viene escluso il rischio pandemico da questa copertura. Poi anche chiaramente il cyber risk ha un maggior livello di digitalizzazione, di uso delle tecnologie, sta aumentato tantissimo negli ultimi anni, e anche ancora qualcosa su di cui la industria deve sviluppare soluzioni per la protezione di questo tipo di rischio. Ma anche direi che l'esempio più chiaro, anche come si diceva prima in Italia, è più ricorrente, è quello dei rischi catastrofali. Abbiamo visto qualche iniziativa o incentivi da parte del governo, incentivi fiscali messi nell'anno 2018, direi, per far aumentare un po' l'acquisto di questo tipo di copertura, ma questo ha avuto un effetto molto modesto, e adesso mi sembra che la penetrazione sul mercato rimanga vicino al 4%. E quindi direi che il modo più facile di cercare di trovare una soluzione è guardare a cosa si sta facendo in altri mercati europei, dove sembra che ci sia più o meno una soluzione per colmare questo protection gap, soprattutto nel caso dei rischi catastrofali. E quindi quello che vediamo è la soluzione più o meno è quello di creare un pool di assicurazione catastrofale sponsorizzato dal governo. Quindi ecco, sempre la collaborazione pubblico-privata. Ecco, abbiamo diversi esempi come possono essere la CCR, la Francia, che ecco, è una partnership pubblico-privata che fornisce rassicurazione dei rischi catastrofali. E quindi fissa un po' i tassi. Poi gli assicuratori possono scegliere se andare da una copertura nel mercato privato o con la copertura della CCR, che ecco, è l'entità pubblico-privata, e la maggior parte degli assicuratori scelgono questa entità. Generalmente cedono il 50% dei loro rischi catastrofali. Poi abbiamo anche l'esempio della Spagna, dove c'è il Consorzio, che è una compagnia anche pubblica che fa affidamento al Ministero dell'Economia spagnolo, che copre sempre i sinistri causati da fenomeni naturali, ma non solo, anche copre quei sinistri dove non si trova una società responsabile. E quindi questa copertura applica direttamente a tutti gli assicurati, e non c'è la necessità di far firmare niente all'assicurato, nessun contratto direttamente col consorzio. E poi l'ultimo esempio che volevo fare, che è molto semplice anche, è quello di Flow3 nel United Kingdom, che è un sistema di pool anche che fa copertura per i rischi di inondazioni. Quindi ecco, per finire direi che è molto chiaro che il mercato assicurativo da solo non ha la capacità sufficiente per rispondere a questi tipi di rischi. E pertanto sembra una soluzione, non direi l'unica, ma una ottima soluzione, ecco, la collaborazione con i governi per rispondere a questo, diciamo, appello globale di protezione contro un aumento di questo tipo di rischi, come possono essere, ecco, i rischi catastrofali, pandemie, eccetera. Siamo stati un po' lunghi, ma i temi erano tanti e importanti, quelli inerenti alla sopravvivenza, al consolidamento, alla crescita nel mercato assicurativo italiano e con la promessa che torneremo presto ad approfondire questi argomenti con una nuova puntata di New Insurance. Io ringrazio per essere stati in nostra compagnia, i nostri ospiti e che ci hanno aperto, insomma, una finestra importante sul presente e sul futuro, appunto su questo settore. E allora, grazie a Luca Filippone, direttore generale Società Reale Mutua di Assicurazioni, Grazie a voi. Massimo Grandis, amministratore delegato Mediolanum Assicurazioni, buon lavoro ovviamente anche a lei.
E grazie anche a Riccardo Ciccozzi, Director Market Development Europe di AIMBEST, e José Antonio Berenguer, Financial Analyst Analytics, anche lui di AIMBEST. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci fermiamo, piccolo break pubblicitario, rimanete in nostra compagnia.